Il Myoshi Nyudo è un tipo di yokai che appare di notte ai viaggiatori solitari. Ha l'aspetto di un monaco con un collo insolitamente lungo, che diventa tanto più alto quanto più la vittima lo guarda. Se la vittima fissa la testa di Myoshi Nyudo, il suo collo cresce fino a diventare pronto a colpire. Tra le storie più note sul Myoshi Nyudo ce n'è una che proviene dal distretto di Oda, nella prefettura di Okayama. Quando si incontra un Myoshi Nyudo, si può evitare il suo attacco concentrando lo sguardo sui piedi della creatura ed evitando di affrontarla, impedendole di crescere. Esistono molti modi per evitare di essere uccisi da un Myoshi Nyudo. Alcuni dicono che si possono cantare parole specifiche per far scomparire il Myoshi Nyudo, altri sostengono che si possa fumare tabacco o stimare l'altezza del Myoshi Nyudo per rompere il suo incantesimo. Il Myoshi Nyudo è una figura popolare nel folklore giapponese e ci ricorda quanto possa essere pericolosa la curiosità e quanto sia importante la prudenza quando si viaggia di notte.